una donna venuta da lontano, la polacca Katarzyna Rogowiec, grande protagonista al Paralympic Park di Whistler nelle gare di fondo, medaglia di bronzo nella 15 km e nel biathlon. Allenata da Stanislav Slezak, la 33enne di Cracovia ha collezionato in Canada la sua terza Paralimpiade invernale, alimentando il suo bottino di medaglie dove già brillavano le due d'oro conquistate sempre nel fondo nel 2006 a Torino e le tre d'argento mondiali. Regina della Coppa del Mondo di biathlon, Katarzyna spara grazie ad un cavetto che collega il suo avambraccio sinistro al grilletto del fucile e non potrebbe essere diversamente visto che ha perso entrambe le mani e qualcosa di più all'età di 3 anni. Allora viveva in campagna, nel sud della Polonia. Nella stagione del raccolto venne travolta da una macchina agricola. Lo sport mi ha dato un impulso nuovo. Per me è stato un nuovo modo di guardare il mondo, la vita, i suoi problemi. Ho capito che, anche se qualcosa sembra irraggiungibile, alla fine siamo in grado di adattarci e superare ogni ostacolo. Ed è così in ogni sport. Impari a lottare, a resistere. Di fatto impari ad essere te stesso.